Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. Apriamo il nostro TG con la politica e con le polemiche sollevate dai consiglieri regionali di minoranza che si scagliano contro i ritardi nell'erogazione dei fondi relativi ai due provvedimenti denominati Cura Abruzzo. Buona parte di quelle misure, dicono, sono rimaste inattuate. Vediamo. Ritardi nell'erogazione dei ristori alle imprese abruzzesi e in generale una critica sull'andamento della fase attuativa delle norme Cura Abruzzo 1 e 2. È quanto denunciano i consiglieri regionali abruzzesi di centrosinistra che questa mattina in una conferenza stampa nella sede dell'Assemblea legislativa hanno fatto il punto sulle presunte criticità dell'esecutivo. Erano presenti per il PD i consiglieri Paolucci, Pepe, Blasioli e Pietrucci, poi Di Benedetto, Perlenini presidente e Marianna Scoccia del gruppo misto. Anche il consigliere Sandro Mariani, seppur assente, ha condiviso gli intenti dell'iniziativa politica. A un anno appena il 40% delle risorse sono state trasferite, di 200 milioni circa 80, 120 sono ancora al palo. Ancora più grave il dato per le imprese, su 96 milioni di euro le imprese sono arrivate appena il 30%, circa 25 milioni. Ultimi, terzultimi e penultimi sui tre fondi europei, ancora fermi 549 milioni di euro. E poi le vicende soprattutto delle case di riposo hanno lasciato a piedi tanti lavoratori delle case di riposo che non ricevono lo stipendio, addirittura sono arrivati a chiudere una casa di riposo, quella di Sant'Omero. Avevamo detto che bisognava aumentare la capacità di risposta da parte della struttura regionale costituendo una task force, avevamo detto che dovevano essere dati in anticipo i fondi in alcune realtà sofferenti come i somministratori di alimenti e bevande, voi sapete, ristoranti, bar, quelli che sono rimasti chiusi. Nulla di ciò è stato fatto. Il mondo dell'infanzia, 0-6 anni, le scuole, gli asili chiusi, in realtà non hanno avuto neanche i ristori per le chiusure dello scorso anno. Parliamo di 150 euro a bambino. Non sono arrivati, molti asili sono in grande difficoltà. E poi ancora le zone rosse, la Vestina, la Valfino, Caldari di Ortona, alla Pasqua dell'anno scorso erano in grande difficoltà con chiusure veramente importanti e rigide. Avevamo stanziato come centrosinistra 1,5 milioni di euro per le piccole e micro imprese di quei comuni che avevano subito quelle zone rosse. Per gli uni e per gli altri non è stata fatta neanche la variazione di bilancio che permette di attivare il bando. Adesso i numeri del bollettino Covid delle ultime 24 ore. Nei dati odierni per la nostra regione c'è un sostanziale equilibrio tra il numero dei positivi e quello dei guariti. Questi ultimi infatti rispetto a ieri sono 253, mentre i nuovi casi Covid sono 272 con un tasso di positività del 5,5%, dato che emerge dall'analisi di 3.500 tamponi molecolari e 1.396 antigenici. Il numero dei decessi riscontrati è di 9 per un totale da inizio emergenza di 2.154. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 10.141, che è un numero sostanzialmente invariato rispetto alla giornata di ieri. Dei pazienti ricoverati, 606 sono in area medica, meno 1 rispetto a ieri, 69 in terapia intensiva, 1 in più con 6 nuovi ricoveri, dunque sostanziale equilibrio anche per quanto riguarda la pressione sui nostri nosocomi, mentre 9.466 persone sono in isolamento domiciliare. Rispetto ai mesi precedenti, dove la provincia di Pescara è risultata essere la più colpita dal Covid, nel bollettino odierno il numero dei casi positivi è pressoché azzerato, si registra un aumento di soli 10 pazienti, mentre la provincia con il maggiore incremento è quella di Chieti, più 115, seguita da Teramo, più 105, poi L'Aquila, più 55. Proseguiamo voltando pagina nel piano nazionale di ripresa e resilienza che serve ad ottenere i fondi del recovery. Erano stati previsti solo 620 milioni per l'alta velocità Roma-Pescara, una somma
insufficiente a completare l'opera. Nel testo approvato ieri però, come denuncia l'ex presidente del Parco della Maiella, Franco Iezzi, la dicitura di questo specifico progetto è addirittura scomparsa. Vediamo di più nel servizio di Giuseppe Dintino. Per l'alta velocità a Roma-Pescara non ci saranno i fondi promessi, a dirlo è l'ex presidente del Parco della Maiella, Franco Iezzi. Quella dell'ammodernamento della linea ferroviaria in Abruzzo è una questione annosa su cui si giocò anche l'ultima campagna elettorale per il rinnovamento della giunta regionale. Il progetto fu poi rilanciato a giugno 2020 dall'allora premier Conte nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi. Ho parlato di un completamento dell'alta velocità che deve riguardare anche Venezia, come sapete, Milano, Venezia, c'è tanto da fare. Roma-Pescara, è impensabile che una breve distanza, per non parlare della Sicilia. Seguirono incontri tra l'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Gentile, i governatori di Abruzzo e Lazio, Marsilio Zingaretti, e l'allora ministro delle Infrastrutture De Micheli, che si conclusero con la sottoscrizione del progetto annunciato con toni trionfalistici. Costruiamo e iniziamo a costruire il post-Covid, non solo sanitario, ma infrastrutturale, produttivo, del lavoro, del benessere. Per l'opera ci sarebbe dovuto essere 1,5 miliardi di euro. Gentile ci disse che lui aveva una disponibilità di 1,5 miliardi e che con questa somma intendeva realizzare la Pescara sul Mora e la Avezzano-Roma. La copertura finanziaria sarebbe potuta giungere dal Recovery Fund. Però nel testo in inglese preparato dal ministro dell'economia Franco da presentare a Bruxelles per ottenere i fondi, per l'opera sono previsti solamente 620 milioni, ma nessuno sembra essersene accorto. A tutti, da Marsilio, tutti, è sfuggito che qualcuno su questa voce aveva messo solo l'importo di 620 milioni. Che da quello che ho potuto sapere attraverso qualche informazione sarà utilizzato per il raddoppio della linea fino a San Giovanni di Atino o l'interporto di Manopello, e il resto, circa 335 milioni, sarà destinato alla progettazione esecutiva dell'opera. E non è finita qui. C'è un ulteriore risvolto nel progetto di un'opera che sembra esistere solamente nei proclami propagandistici. Da quel testo in inglese in cui c'era specificato che la Pescara Roma sarebbe stata rinclusa nel piano nazionale di ripresa e resilienza per un importo di 620 milioni, questo è scomparso. È scomparso, non c'è più questa precisa indicazione. Infatti nel testo ora vi è un'unica voce generica riguardo il potenziamento delle linee ferroviarie e l'alta velocità, per cui sono previsti circa 14 miliardi, senza specificare quale somma sarà utilizzata per quale progetto. Marsilio ha inviato una lettera al ministro per chiedere chiarimenti, forse è troppo tardi. Ieri infatti la Camera dei Deputati ha approvato con 412 voti a favore, 11 contrari e 44 astenuti la relazione sul documento che sarà inviato a Bruxelles entro fine aprile. E di due feriti, di cui uno in condizioni gravissime, il bilancio di un incidente avvenuto in mattinata nell'area esterna del supermercato Jumbo di Sant'Omero, in provincia di Teramo. Nell'incidente sono rimasti coinvolti due operai che si trovavano all'interno di un vano montacarichi con cui stavano trasferendo al piano interrato dei fardelli di bibite collocati su un carrello elevatore a mano. Il montacarichi con appunto il carico si sarebbe improvvisamente inclinato verso il fondo della cabina, schiacciando i due malcapitati. I vigili del fuoco sono riusciti a liberare subito il più giovane dei due operai. L'altro è stato trovato in arresto cardiorespiratorio e dopo le manovre di rianimazione da parte dei sanitari è stato trasferito in gravi condizioni all'ospedale Mazzini di Teramo a bordo dell'eli ambulanza. L'altro ha detto invece è stato ricoverato all'ospedale di Sant'Omero per gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Nereto che hanno sequestrato l'area interessata dall'incidente per i successivi accertamenti.
E ancora la cronaca da Pescara, una pistola calibro 7,65 con matricola Brasa, la vedete nella fotografia, e con 7 colpi inseriti nel caricatore, è stata rinvenuta e posta sotto sequestro dalla Polizia di Stato di Pescara. L'arma è stata ritrovata in una siepe in strada Fosso Cavone nel capoluogo adriatico, avvolta in un sacco di cellofan di quelli che vengono abitualmente utilizzati per la spazzatura. Un equipaggio della Volante che stava procedendo al controllo di due giovani italiani trovati con una dose di cocaina e per questo sanzionati amministrativamente, hanno notato occultata tra le foglie la pistola e dunque l'involucro con l'arma. Sono in corso chiaramente gli accertamenti sulla provenienza della pistola e l'eventuale coinvolgimento dei soggetti identificati dagli uomini della Volante. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, ci spostiamo a Teramo dove c'è stato questa mattina un sit-in di protesta davanti la prefettura da parte di autisti e assistenti degli scuolabus. L'iniziativa è stata organizzata dalla CGIL di Teramo a sostegno dei circa 200 lavoratori del settore rimasti senza stipendio, senza lavoro e soprattutto senza cassa integrazione. Il servizio è di Tania Bonnici Castelli. Sono circa 200 in provincia di Teramo gli autisti e assistenti di scuolabus rimasti senza lavoro, senza stipendio e soprattutto senza cassa integrazione. Non è solo il Covid la causa di questo disastro, piuttosto la discutibile scelta della ditta privata che ha in appalto il servizio di applicare contratti che scadono e che vengono rinnovati ogni 3 mesi. Una modalità questa che non permette ai lavoratori di usufruire degli ammortizzatori sociali e che li lascia sul lastrico. La CGIL di Teramo, insieme agli autisti e agli assistenti di scuolabus, hanno protestato davanti alla sede della prefettura. Secondo lei è regolare assumere questi lavoratori 3 mesi per 3 mesi? Sicuramente si potrebbe fare di più. Io credo che bisognerebbe regolarizzare questi lavoratori almeno con assunzioni per tutta la durata degli appalti. Io credo che queste uno sforzo che dobbiamo fare tutti insieme, credo in primis le amministrazioni comunali. Quando danno in appalti certi servizi devono essere previsti certe garanzie, certe tutele per i lavoratori. Una stortura che come si potrebbe sanare? Ma io penso che il governo e il Parlamento debbano immediatamente intervenire per sanare questa stortura a carico di persone e lavoratori che già vivono una condizione di precarietà, con stipendi molto bassi, molto ridotti, e quindi questa vicenda che coinvolge ovviamente tantissimi lavoratori abruzzesi e italiani vanno ascoltati dal governo e il governo insieme al Parlamento deve intervenire. Noi a livello regionale faremo una proposta verso i parlamentari abruzzesi affinché si facciano carico di questa vicenda. Alla fine degli anni 90 a Teramo il servizio scuolabus era gestito direttamente dal comune che utilizzava i propri dipendenti. Con la drastica riduzione del personale l'amministrazione comunale è oggi costretta ad esternalizzarlo, ma è comunque solidale con i lavoratori. Cosa potrebbe fare l'amministrazione comunale per sostenere meglio i lavoratori? L'amministrazione comunale innanzitutto sposerà la posizione che oggi sta portando in piazza il sindacato, una giusta rivendicazione per chiedere che venga sanato quel vulnus che è presente nella legge di bilancio e quindi per andare a recuperare quella che è una situazione incresciosa che si è verificata. Dobbiamo del profondo rispetto a dei lavoratori che hanno lavorato in condizioni assai complesse, che hanno consentito di poter portare avanti determinati servizi, penso al servizio scolastico, il trasporto scolastico su tutti, è giusto quindi andare a riconoscere tutti quegli strumenti, quegli ammortizzatori sociali che possano garantire una maggior serenità e tranquillità a questi lavoratori. Non può essere un errore burocratico o una dimenticanza formale a impedire loro di avere accesso a determinati strumenti. Nuovi voli dall'aeroporto d'Abruzzo di Pescara nel piano operativo per l'estate 2021 di Ryanair. 3 le nuove rotte previste: Treviso da giugno, Alghero e Trapani da luglio, operative con 2 frequenze settimanali previste, 14 rotte in totali, oltre 40 voli a settimana. La conferma dei voli dall'aeroporto d'Abruzzo segna una fase importante per la ripresa turistica e commerciale del nostro scalo, ha commentato il presidente della Saga Enrico Paolini.
Proseguiamo andando a Montesilvano, sorgerà in Via Nilo, ad opera della società Formula Ambiente, il centro del riuso dove i cittadini potranno portare a partire dal 22 di aprile beni di consumo in buono stato che poi dal 20 maggio potranno essere presi dai cittadini che ne hanno necessità. Consegna e ritiro saranno interamente gratuiti. Paolo Renzetti. Verrà inaugurato tra breve a Montesilvano il centro del riuso, uno dei pochi nella nostra regione. Un'importante iniziativa firmata dal comune di Montesilvano con Formula Ambiente. Assessore, questa iniziativa fortemente voluta dalla vostra amministrazione, perché? Beh, fortemente voluta dall'amministrazione perché consente di poter migliorare ancora il ciclo dei rifiuti, quindi si può avviare la fase del riuso, si possono avviare la fase del riuso tutte quei materiali che per noi non hanno più una utilità in casa, ma possono benissimo essere utili per altre persone, quindi essere riutilizzati. Si riesce in questa maniera a ridurre la quantità di materiali da smaltire e magari creare anche un beneficio a coloro che potranno prendere questi materiali. La Regione, attraverso un bando qualche anno fa, ha consentito ai comuni appunto di poter utilizzare di un finanziamento a fondo perduto per circa il 70% delle spese. La restante parte è stata messa dal comune di Montesilvano. Tutti i cittadini di Montesilvano possono portare gli oggetti, le suppellettili che non usano più, che hanno in casa, come il mobilio, lampadari, l'abbigliamento quello per bambini, passeggini, carrozzine, stoviglie. Poi in una seconda fase sarà possibile portare anche altre cose come l'abbigliamento e come gli elettrodomestici. Chi ha desiderio, necessità di vedere cosa può venire a prendere, potrà consultare un catalogo multimediale, stiamo allestendo una pagina web dove prima ancora di venire qui si potrà consultare questo catalogo e poi successivamente venire qua. Tutto questo avviene in maniera gratuita, cioè chi consegna non prende soldi e chi preleva non prende soldi. Questo è un'attività, un'iniziativa voluta dalla Regione Abruzzo e poi recepita dal Comune di Montesilvano appunto per favorire una seconda vita alle cose. La sostenibilità passa attraverso l'impegno di tutti i cittadini, la consapevolezza che ognuno è responsabile delle risorse che noi consumiamo e quindi dobbiamo stare attenti ai nostri acquisti e quando noi ci dobbiamo disfare di qualcosa pensare se quello di cui ci vogliamo disfare sia già un rifiuto o possa servire a qualcun altro, specialmente in questo tempo di crisi dove magari ci sono delle persone che hanno scarse disponibilità economiche. E adesso un'ampia pagina di sport, partiamo dal calcio e dalla Serie B, riprende il campionato cadetto con il Pescara che ospita domani alle 17 in una gara da vincere per tenere acceso un lume di speranza, salvezza, il Pisa. Il tecnico Grassadoni afferma che Memusciai non sarà della partita e per il resto non dà indicazioni nella consueta conferenza stampa pre-gara. Il servizio di Andrea Costantini. Le speranze di salvezza sono ridotte al lumicino che può restare acceso solo in caso di un finale di campionato dirompente che questo Pescara non sembra avere nelle corde. Un finale che andrebbe alimentato domani da una vittoria all'Adriatico Cornacchia contro il Pisa. C'è margine per poter sperare ancora? Ecco cosa ne pensa Gianluca Grassadonia. Li vedo lavorare perché è una squadra che, a parte la partita di Vicenza, è una squadra che ha sempre fatto bene, che ha lottato strenuamente anche rimanendo in 10. Sicuramente il gol al 92esimo con l'Ascoli ci ha condizionato tantissimo, perché voglio dire, sappiamo insomma che pareggiarla anche in 10 per noi sarebbe stata una grande iniezione di fiducia e dobbiamo alzare la testa e non ripetere la partita di Vicenza, giocare con coraggio, con personalità. Ripeto, io ci credo, i ragazzi ci credono, però è arrivato il momento di trasferire le nostre parole, infatti, come i ragazzi hanno fatto bene le prime giornate, parlo della mia conduzione, e crederci, perché voglio dire, vincendo la partita, noi dobbiamo vincerla, si riaprirebbero nuovi scenari.
Stamani la seduta di rifinitura. Grassadonia sceglie di non rivelare alcunché su infortunati, indisponibili e scelte tattiche. Calciatori in teoria tutti convocati. Unica indicazione non sarà della partita Memushai, che ieri non era neanche in panchina nella gara che la sua Albania ha giocato a San Marino e a questa mattina non era ancora rientrato in città. Il tecnico salernitano comunque ripartirà da una difesa a tre con Sorensen, Drudi e Scognamiglio. Nonostante gli impegni con l'Under 21, Bellanova presidierà il binario destro, ma Sciangelo quello mancino. In mezzo De Sena e Busellato e uno tra Maestro e Macin, che dovrà sdoppiarsi nel ruolo di mezzala in fase difensiva e trequartista in quella offensiva. In avanti ballottaggio Odgaard Giannetti per un posto al fianco di Seter. Domani scioglieremo le riserve. Rispetto il vostro lavoro tanto, ma insomma noi non dobbiamo dare vantaggi a nessuno e quindi sono tutti convocati e domani vi renderete conto insomma di quella che sarà la situazione. Abbiamo l'obbligo domani, ripeto, mentre le altre volte dicevo è importante, non è determinante, domani è una partita determinante. Sicuramente affronteremo una squadra in questo momento tra le peggiori da affrontare. Gioca insieme da anni, è una squadra molto dinamica, è una squadra di qualità e quindi voglio dire sono due settimane che la guardiamo, quindi sappiamo e dobbiamo vincere la partita, non ci sono troppi o tanti giri di parole e quindi sarà una partita intensa sicuramente, dove dovremo essere bravi a trovare il coraggio di osare, il coraggio di andare oltre qualsiasi tipo di situazione. Il Pisa del pescarese Luca D'Angelo sogna i playoff, 4 punti da recuperare dal Chievo ottavo e con una gara in meno, quella che i toscani non hanno giocato col Pordenone prima della sosta. Ci può essere una piccola incognita su come ci troveremo, però la squadra, ripeto, quello che ho detto anche in settimana, si è allenata bene. Beh, mi aspetto, come capita sempre in questo campionato, una partita difficile, una squadra che anche se in classifica può sembrare in difficoltà, per me, come ho avuto modo anche di dire in settimana, è una buona squadra e dunque ci vorrà da parte nostra una partita di grande attenzione sotto tutti i punti di vista. Dobbiamo fare una partita importante, a mio avviso, innanzitutto dal punto di vista del dinamismo, e dobbiamo cercare di mettere in difficoltà gli avversari con le nostre peculiarità. Ancora calcio, ma scendiamo in Serie D perché oggi c'è stato il turno infrasettimanale e partiamo dal big match del Savini che va al Campobasso, che passa sul Notaresco per 2-1 e consolida la vetta della classifica. Male la squadra di Epifani, apparsa in giornata negativa. La super sfida del Savini va al Campobasso, che vince con pieno merito per 2-1 allungando in vetta più 5 sul Notaresco apparso in giornata negativa, al cospetto di un 11 che ha avuto il solo torto di non chiudere la gara con tante occasioni sciupate dalle parti di Sciba. Squadra in campo con il 4-3-3, locali con diverse novità rispetto alla gara di Aprilia. Molisani che rispondono con una munita schiera di ex a partire dal tecnico Cudini. Caldo primaverile, subito emozioni, al terzo minuto bontà per gli ospiti. In equilibrio precario in area notareschina di testa, ostacolato anche da un compagno di squadra, mette il pallone al lato. Al nono minuto Fabriani sugli sviluppi di un angolo chiama alla parata centrale il portiere di casa. Migliore sicuramente l'approccio degli ospiti, che all'undicesimo sono già in vantaggio con Esposito che apre per Vitali, che inventa una grande conclusione mettendo il pallone quasi all'incrocio dove il portiere del Notaresco non può arrivare, regalando così il vantaggio ai molisani. Padroni di casa che subiscono il colpo e che perdono al quarto d'ora per un grave infortunio Bianciardi in seguito ad un contrasto a centrocampo. Il giocatore abruzzese è costretto ad uscire in barella per essere caricato sull'ambulanza all'interno del terreno di gioco ed essere poi trasferito in ospedale a Giulianova per accertamenti. Gioco che resta fermo per quasi 7 minuti con l'ingresso poi di Palumbo al posto dello sfortunato compagno. In campo però i padroni di casa appaiono frastornati con il Campobasso che al 27esimo trova il raddoppio. Simoncini commette fallo in area su Vitali con Mucera di Palermo che indica senza esitazioni il dischetto da dove Cogliati non sbaglia, regalando il 2-0 alla squadra di Cudini che prova a mettere in ghiaccio la gara. Il Notaresco fino a questo momento tramortito ha però una fiammata e al 33esimo con una zampata velenosa di Olcese trova il 2-1 riaprendo così il match. Emozioni a raffica al Savini con i bianchi di casa pericolosi con Banegas anche al 35esimo su punizione con il pallone di pochissimo al lato. Il direttore di gara segna
segna 7 minuti di recupero e al 46esimo Esposito in slalom salta due avversari e poi in area da posizione defilata trova lo specchio della porta chiuso da Shiba. Nella ripresa brutto approccio del notaresco con il campo basso che al secondo si divora il gol del 3-1 con Speranza che perde palla sulla tre quarti permettendo a Cogliati di andare a calciare in area con il pallone che poi dopo una ribattuta finisce a Vitali che a porta vuota colpisce il palo prima della conclusione errata di Bontà. I molisani graziano i ragazzi di Epifani che appaiono fisicamente non al massimo anche per via del recente Covid. La gara resta però aperta con Cogliati che al 15esimo in area fallisce ancora il tris mancando di un nulla il bersaglio grosso. Squadra di casa meno brillante del solito e in difficoltà nel riuscire a proporre gioco e occasioni da rete al cospetto di un campo basso pungente in avanti ed ermetico in difesa. Al 26esimo però c'è una doppia fiammata abruzzese con Frulla che chiama la respinta da calcio d'angolo Raccichini prima del tiro di Palumbo che dà l'illusione del gol. Il campo basso è però padrone del campo e continua a sciupare. Al 38esimo arriva il secondo legno di giornata per gli ospiti con Ladu prima del tiro fuori di Bontà. La squadra di Cudini imperversa e un minuto dopo ci vuole tutta la bravura di Shiba a dire no al neoentrato di Domenico Antonio. Nella sagra del gol mangiato del campo basso i bianchi di casa restano così in partita anche se nel finale Speranza e compagni non hanno la forza di reagire e impensierire il portiere rosso-blu con il campo basso che chiude senza assilli e con il notaresco che resta in 10 per l'espulsione di Gallo al 50esimo per doppia ammonizione. Il campo basso vince e va più 5 ma il notaresco con una gara in più da recuperare resta ancora in corsa per il primo posto con la squadra molisana che resta però favorita per la vittoria del torneo. Finisce 2-2 il derby abruzzese del Castrum fra Giulianova e Pineto. Vediamo tutto nel servizio di Roberta Di Sante. Termina 2-2 il derby prepasquale tra Giulianova e Pineto giocato al Castrum, un risultato che sposta poco in chiave classifica, concretizzatosi al termine di una partita decisa dagli episodi. Rivoluziona l'assetto tattico dei suoi il neo tecnico del Pineto Marco Pomante che si mette a specchio col Giulianova nel 3-5-2 della Quercia e Mastrippolito agiscono sulle fasce Paoli in cabina di regia. La coppia d'attacco è Romano Minnozzi, Bitetto arretra Danna a centrale difensivo, Modic detta i tempi a centrocampo, in avanti agiscono Barlafante e Paudice. Dopo neppure un giro di lancette Romano avrebbe l'occasione per portare avanti i biancazzurri ma spreca calciando centralmente, ancora Pineto al quinto con Mastrippolito che ci prova da fuori dando l'illusione del gol. Col passare dei minuti viene fuori il Giulianova che prova a fare la partita e sfiora il vantaggio in due occasioni, al 18esimo Barlafante dalla distanza costringe Mercorelli a deviare in corner con la punta delle dita, allo scoccare della mezz'ora Massetti sempre da fuori area fa partire una gran bordata che termina a lato. Passano 3 minuti e i giallorossi di casa sprecano un'altra buona occasione in ripartenza. Si chiude il triangolo Paudice Barlafante Paudice, ma al momento della traversone dalla sinistra nessuno in casacca giallorossa si fa trovare pronto sul secondo palo. Proprio nel momento migliore del Giulianova il Pineto affonda il colpo, calcio d'angolo di Minnozzi che trova la testa di Romano per l'incornata vincente che vale l'1-0 in favore dei biancazzurri ospiti. Si va così al riposo con il Pineto in vantaggio, ma dopo appena 40 secondi dalla ripresa delle ostilità il Giulianova trova il gol del pareggio. Paudice se ne va sulla destra, entra in area e viene fermato da Della Quercia. Per il direttore di gara ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Dagli 11 metri lo stesso Paudice spiazza Mercorelli e porta il risultato in parità. Non c'è però neppure il tempo di gioire per il Giulianova perché al quarto minuto il Pineto si riporta avanti. Esposito scodella un buon pallone in area ma Ferrini nel tentativo di spazzare beffa sfortunatamente il proprio portiere per la rete che vale il 2-1 ospite. Il Giulianova è chiamato nuovamente a rincorrere ma il Pineto è compatto e non è facile trovare gli spazi. Ci si affida allora alle ripartenze come quella che al 22esimo ha per protagonista Barlafante. L'esterno se ne va sulla destra, fa per rientrare e viene fermato. Tra le veementi proteste biancazzurre, l'arbitro Cardella di Torre del Greco assegna il secondo penalty di giornata al Giulianova. Dopo aver riportato la calma, ancora Paudice, implacabile dal dischetto, spiazza Mercorelli per la seconda volta e fissa il punteggio sul definitivo 2-2.
Il Pineto prova a riportarsi di nuovo avanti e al 26esimo, con una gran botta dalla distanza, Della Quercia centra in pieno il palo. Ma di fatto è l'ultimo sussulto di una gara il cui risultato non cambierà più fino al triplice fischio finale. Un pareggio che serve a poco ad entrambe in chiave classifica, con il Giulianova che allunga la striscia positiva di risultati ma resta invischiato in piena zona play-out, mentre il Pineto cerca ancora la prima vittoria dell'era Pomante, una vittoria che in casa biancazzurra manca da tanto troppo tempo. E mercoledì 7 si giocherà il primo degli 8 recuperi contro il Monte Giorgio. Giornata negativa anche per un'altra abruzzese d'alta classifica, il Castelnuovo Vomano, che non riesce a superare l'ostacolo matese, scivolando al quarto posto in classifica. Stefano Recanati. Mister Guido Di Fabio dà fiducia a 10 undicesimi della formazione scesa in campo contro il Monte Giorgio. Dal primo minuto rientra Stefano D'Egidio a fargli spazio, Rosario Di Ruocco. Tra i pali conferma per il classe 2002 Olivieri. Il matese, 12 risultati utili consecutivi e con gran voglia di continuare a stupire, arriva in terra abruzzese con un'assenza importante, ovvero del proprio bomber Luis Galesio. Al suo posto Felici, mentre sul settore di destra agisce il ghanese Adusa, arbitra Vito Guerra di Venosa. Il Castelnuovo, oggi in maglia verde, prova già dai primi minuti a fare la partita e si rende pericoloso al quarto minuto con D'Egidio, il quale impegna a terra Palombo. La sfera arriva a croce ma la sua conclusione resta bassa, ma non inquadra lo specchio. Buon impatto del numero 7 di casa, che poco più tardi semina il panico in area di rigore. La sfera arriva nuovamente all'ex giocatore del Chieti, ma la conclusione non si abbassa e termina la sua corsa sopra la trasversale. I campani provano ad agire di rimessa in questa prima fase di gara, ma anche loro devono accontentarsi di conclusioni dal limite dell'area, come al 21esimo, quando ci prova Ricci ma il tiro è parato da Olivieri in corner. Il caldo non gioca a favore dei 22 in campo e si vede dai ritmi lenti in fase di ripartenza. Comunque l'occasione più pericolosa della prima frazione la crea ancora il Castelnuovo, con Stefano D'Egidio che mira all'incrocio, ma è superlativa la risposta di Palombo. Poi Setola salva anche il corner per gli abruzzesi. Prima del 40esimo ancora formazione di casa con D'Egidio, che questa volta si traveste da uomo assist, ma sul secondo palo né Casimiri né Fagioli riescono a mettere in fondo al sacco la sfera. La ripresa si apre subito con una sostituzione tra le fila del matese. Entra Vodovi Pez al posto di Masi, ammonito nella prima frazione di gioco. Il Castelnuovo però fatica ad inizio ripresa in velocità. Allora il tecnico Di Fabio prova a dare la scossa inserendo Rosario Di Ruocco al posto di Manari. Per aspettare la prima occasione degna di nota però bisogna attendere il 20esimo ed è Adusa ad impegnare in corner Olivieri sugli sviluppi di una punizione di Barone. Due giri di lancette, i padroni di casa rispondono sempre dalla distanza con Croce, con Palombo, bravo a chiudere in due tempi. Ma al 27esimo cambia il parziale a favore degli ospiti. Lancellotti ne è entrato, rosso un pallone innocuo in area di rigore. Casimirri, nell'intento di spazzare in scivolata, indirizza la sfera nella propria porta, facendo scendere il gelo sul comunale di Castelnuovo. Mister Di Fabio le prova tutte nel finale, ma la reazione dei padroni di casa non arriva. Così al triplice fischio finale fa festa il matese, che allunga la propria striscia vincente a 13 risultati utili consecutivi e si candida così per un ampiazzamento finale nei playoff. Umore a posto in casa abruzzese, con il Castelnuovo che non vince da 3 turni e perde la terza posizione in classifica per mano della Cinzia Albalonga. Si tornerà a giocare l'11 aprile, quando i neroverdi faranno visita al Campobasso capolista. È tutto per questa edizione del TG6, prossimo appuntamento alle ore 23. Vi ricordo questa sera alle 21 la trasmissione Velò. È tutto, grazie ancora e buona serata.